L'Italia che cambia, i grandi eventi, la politica, l'economia, la cronaca, la cultura e lo spettacolo sono i temi di un programma che sa rinnovarsi di stagione in stagione e sa offrire al pubblico una narrazione stimolante e coinvolgente senza rinunciare all'autorevolezza e alla professionalità. Parliamo di Porta a Porta, che riparte su Rai 1 e così dopo oltre 20 anni continua ad essere il programma leader di seconda serata, nonostante la moltiplicazione dell'offerta frutto della digitalizzazione. Un programma quindi che lo scorso anno, pensate, spegneva 20 candeline. Proprio qui in questo studio e su queste poltrone bianche che non sono state mai cambiate si sono seduti personaggi dello spettacolo, della cultura, della politica, del cinema, della televisione, tutti personaggi che hanno accompagnato questi 20 anni di Porta a Porta, un programma che si rinnova sempre di più. Dicevamo, ha raccontato tanti avvenimenti importanti, anche per citarne alcuni, i drammatici avvenimenti dell'11 settembre con l'attacco alle Torri Gemelle e poi i delitti di cronaca che hanno popolato le pagine dei giornali più importanti degli ultimi anni e non in ultimo proprio il terremoto del 6 aprile 2009 all'Aquila e quello di L'Amatrice. Un grande lavoro da parte di tutte le maestranze della RAI che lavorano dietro le quinte di questo programma. Da sottolineare il grande sforzo della squadra RAI che è sempre veramente invincibile. Assolutamente, la RAI è veramente la numero uno e la squadra di Porta a Porta è veramente la numero unissimo e vi assicuro che non è semplice. Continuerete a seguire avvenimenti importanti? Ovviamente. Bruno Vespa e la sua squadra hanno dimostrato negli anni la capacità di affrontare qualsiasi emergenza in tempi rapidi, consentendo a Rai 1 di essere presente in prima serata nei momenti in cui era necessario esserci, proprio per raccontare i grandi fatti che hanno sconvolto il mondo. È un programma che si rinnova sempre nei contenuti, ogni volta. Ah sì, perché poi si rinnova la vita, si rinnova il costume e ci rinnoviamo anche noi. 20 anni di Porta a Porta, tante cose sono successe. Sono successe tante cose, abbiamo avuto il privilegio di poterle raccontare, perché per chi fa il mio lavoro è veramente un obiettivo impensabile all'inizio della storia e adesso continuiamo.